Dei piccoli resti di stoffa avanzano sempre quando si cuce. La maggior parte delle volte però si buttano via perché non si può conservare sempre tutto. Però con questi resti si possono creare tante piccole cose anche da regalare. Io sono Aurelia e in questo video ti mostro 5 idee da realizzare velocemente e che ti permetteranno di utilizzare anche i più piccoli resti di stoffa. Per realizzare questo portachiavi, procurati un resto di jeans e di stoffa colorata. Poi uno scotch di carta, un anello per chiavi, delle forbici a zigzag e delle forbici per tessuti. Prendi per prima cosa la stoffa in jeans e ricavane una striscia di 19x3 cm. Fai attenzione a ritagliare la striscia seguendo il dritto filo, così poi sarà più facile sfilacciare un pochino i bordi. Incolla poi sul rovescio della stoffa colorata un po' di scotch di carta. Ricavano una striscia di 18x1 cm con l'ausilio delle forbici zigzag. La striscia può essere ora posizionata su quella in jeans. Cucila con un punto a zigzag seguendo i bordi. Adesso puoi inserire l'anello come mostrato. Piegate il tutto in due e cucite lungo i lati, stavolta con un punto dritto. Quando giunge all'angolo, lascia l'ago infilato nel tessuto, alza il piedino, gira la stoffa, abbassa il piedino e continua a cucire. Ecco, finito e non batter d'occhio! Questo sacchettino per il sapone hai bisogno di un rettangolo in pizzo di 13x37 cm. Un quadrato di 7x7 cm di stoffa ed un'altra striscia sempre in stoffa di 43x2,5 cm. Per cominciare prepariamo la cordicella ripiegando i margini e stirandoli. Le estremità della striscia lunga vanno ripiegate di 1 cm, mentre i due lati lunghi vanno ripiegati di 5 mm. Per finire, ripiegate ancora la striscia in due e usate gli spilli per fissare tutto prima di cucire lungo il margine. È probabile che la macchina da cucire abbia difficoltà nell'eseguire i primi punti. Aiutala quindi partendo con qualche punto e tira delicatamente i fili. Ora possiamo lavorare sul nostro rettangolo di stoffa. Ripiega in fase di stiratura i margini più lunghi di 1 cm. Ripiega e stira anche uno dei lati corti, anche qui di 1 cm. Crea poi un piccolo triangolo come mostrato e stira nuovamente. Piega in due il tutto e spilla il margine più lungo prima di cucirlo. Ora infila l'estremità non ripiegata in quella ripiegata e crea una piccola pieghetta per inserirla al meglio. È giunto il momento di fissare il centro con una cucitura. Ecco qua. Puoi proseguire piegando in due il rettangolo in pizzo e cucendo i due lati lunghi con margine di cucitura di 1 cm. Ora puoi ripiegare il bordo e cucire. Per questa operazione è più semplice usare il braccio libero della macchina per cucire. Per finire, puoi inserire la cordicella in un foro del pizzo ed infilare il fermacorda nella cordicella. Non è carino? Ecco un sacchettino da usare sotto la doccia. Per il quaderno hai bisogno di circa 8-10 fogli A3 e due cartoncini A3. Una forbice a zigzag, scotch di carta e stoffe colorate. Incolla dello scotch sul rovescio delle stoffe e ritaglia dei rettangoli a piacere. Ritaglia tanti rettangoli quanti te ne servono per ricoprire tutta la superficie di un cartoncino. Questi rettangoli, infatti, andranno cuciti uno ad uno con un punto a zigzag su di un cartoncino. Questo è il risultato. Ora puoi appoggiare l'altro cartoncino sul retro del cartoncino decorato e cuci vicino al bordo di tutti i quattro lati. Piega i fogli A3 sulla metà,
Appoggiali sul cartoncino e fissa il tutto con una cucitura seguendo la piega appena fatta. E voilà! Per il segnalibro hai bisogno di resti di stoffa, una striscia di friselina ed un avanzo di elastico largo 3 cm, che può essere lungo quanto desiderate. Ora ritaglia una striscia di stoffa lunga 40x5 cm e due rettangoli di 8,5x21 cm, uno di stoffa e l'altro di friselina. Comincia stirando la friselina sul rettangolo di stoffa. Dopodiché ripiega in fase di stiratura il lato lungo di 1 cm. Ripiega poi ancora 1,5 cm. Ora ripiega anche l'altro lato di 2,5 cm. Successivamente prendi l'estremità dell'elastico, appoggiala sul bordo più corto del rettangolo ed avvolgilo nelle pieghe stirate precedentemente. Ora puoi cucire qui, con margine di cucitura di 1 cm. La stessa procedura è da ripetere anche per l'altra estremità. Risvolta il tutto e spilla il centro, così resterà tutto al suo posto. Ora prepariamo la rouge. Ripiega e stira di 1 cm i lati della lunga striscia. Poi piega a metà e stira nuovamente. Apri di nuovo la piega e cuci qui con 1 cm di cucitura. Ora puoi cucire lungo i bordi. Cuci anche con un punto lungo il centro della striscia senza fissare il punto ad inizio e fine cucitura, perché andremo a tirare il filo inferiore per creare l'arricciatura. Ecco la rouge, è pronta per essere applicata sulla metà del segnalibro. Ed eccolo finito! Per l'elastico hai bisogno di una striscia di stoffa di 44x12 cm ed un elastico per capelli. Prendi un angolo del rettangolo e inseriscilo nell'elastico. Sistema i bordi dritto contro dritto e fissali con gli spilli tutto intorno all'elastico. Ora puoi cucire lungo il bordo. Comincia però a cucire a partire da 3 cm dal lato corto e termina 3 cm prima di arrivare al lato opposto. Rovescia il tutto e cuci i due lati corti dritto contro dritto. Spilla il tutto prima di cucire. E come ultimo passaggio puoi chiudere il buco con un punto a mano o a macchina. Se sei interessato ad altri progetti di cucito, qui trovi altri tutorial ed iscriviti al canale per non perdere i prossimi video.